Benvenuti a tutti voi appassionati che vi sintonizzate per seguire questo incontro. Il risultato dell'andata, unito al fattore campo, avvantaggia la squadra di casa nella corsa a un posto in finale. Però noi lo sappiamo, il calcio è strano e chissà che oggi ancora una volta questo meraviglioso sport non ci riservi delle sorprese. Speriamo di vederne delle belle, noi siamo qui per raccontarvi tutte le emozioni, minuto per minuto. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. È stato detto e scritto di tutto in questi giorni sul probabile approdo in finale della squadra di casa. Tra pochi minuti sarà finalmente il campo a parlare. È così, Fabio. Dalla loro prospettiva, avere due risultati su tre a disposizione gli permette di scendere in campo con più tranquillità. Ma senza dimenticare che a questi livelli i ribaltoni sono dietro l'angolo. Gli ospiti giocheranno con lo spirito di chi non ha nulla da perdere. Come sempre, basta un gol per sortire effetti del tutto inaspettati qualche minuto prima. Tutti concentrati e la partita ha inizio. La Juventus oggi gioca davanti ai propri tifosi, forti di una preziosa vittoria in trasferta. E ha già un piede in finale, ma deve mantenere alta la concentrazione e preservare il vantaggio fino alla fine. In una semifinale, infatti, non si scherza. Bernardeschi allarga il gioco sulle fasce. Palla a Lukaku. Hakimi. Barella. Perisic, pericolo in area. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Danilo. C'è la palla lunga in avanti. Bernardeschi. Cross di Bernardeschi. Skriniar. De Vrij. Pallone lungo in verticale. Lotta, ma perde l'equilibrio. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Barella fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ha la possibilità di andare verso la porta. Cerca l'uomo là davanti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Hanno spinto immediatamente sull'acceleratore, spostando il baricentro in avanti e pressando alti. Palla a Lukaku. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Lancio lungo del portiere. Cuadrado. Arriva il cross di Cuadrado. Lo mette fuori. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. Bernardeschi. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bernardeschi, vediamo se può capitalizzare. Sulla fascia, in profondità. Palla allontanata senza troppi complimenti. Bentancur. Calcio di punizione per la Juventus. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina.
Cristiano Ronaldo. E qui il portiere si è addirittura superato. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. L'Inter sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Danilo. Scodella in avanti. Hakimi. Ottimo il fraseggio. La butta via e fa respirare la difesa. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Perisic raccoglie un passaggio dalle retrovie. E la difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Questo errore potrebbe essergli fatale. Palla al centro. E non trova nessuno là in mezzo. Calcio di punizione per l'Inter. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Sbroglia la situazione. Attenzione, grande chance. Calcio di punizione per la Juventus. Si libera della palla ed evita complicazioni. L'Inter si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Calcio di punizione per l'Inter. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Brozovic! Che meraviglia, un gol splendido! Questo è un gol stupendo! Stupendo! Un'esecuzione perfetta, tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Cuadrado, pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. De Vrij. Gagliardini. Bastoni. Hanno ottenuto un fallo laterale. Cerca la profondità. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Gioca una palla lunga. Ecco un'occasione di contropiede. Bentancur commette un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. La gioca in profondità. Buona opportunità. Qui c'è parata di Szczęsny. Allontana. Brozovic, la gioca corta, prova la giocata di fino, può metterla in mezzo. Brozovic cerca il cross. Lukaku. Arriva il duplice fischio dell'arbitro, si chiudono i primi 45 minuti di questa semifinale. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti.
Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Nonostante stiano perdendo, il risultato complessivo è ancora in loro favore. Certo, ora non possono più permettersi errori se non vogliono rovinare tutto. E iniziano i secondi 45 minuti. Beh, quel che è fatto, non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche rischio, attaccare con più uomini, non hanno altra scelta. Decide di spedirla dall'altro lato. Gagliardini riceve in ottima posizione. Arthur. È davvero una bella serie di passaggi questa. Non riesce a mantenere il possesso. Barella. Gagliardini. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cuadrado. Arthur. Bernardeschi. Cristiano Ronaldo può provare. La palla oltrepassa la linea di porta. La difesa era ben schierata, è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Decide di sfruttare la fascia. Brozovic. Hakimi la gioca in mezzo. Vrai. Gioca con un pallone lungo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. L'Inter ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Prova a verticalizzare. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Lungo passaggio in avanti. Bastoni. Dunque, rimessa laterale. Alla peggio nello scontro di forza. Cuadrado. Chiellini. Bentancur. Cuadrado prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Barella. Bastoni. Gagliardini. Bastoni. Brozovic ha già lasciato il segno oggi. Skriniar. Barella. Arriva Cristiano Ronaldo. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Va via di forza. Passaggio sulla destra. Arthur. Bella palla, cerca salva Andanovic. Ottimo disimpegno, fondamentale. Provano a ripartire da dietro. Bentancur. Cuadrado.
mette in mezzo il traversone. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Lautaro Martinez, c'è la palla lunga in avanti, occasione per il contropiede. Barella, Danilo ha fatto buona guardia, prova a scavalcare avversari con una palla lunga. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti pur senza sbilanciarsi troppo. Il vantaggio di due gol è decisivo fino a questo momento. Sceglie il lancio lungo, è attento e allontana senza problemi. La palla viene rigiocata verso l'interno, la appoggia sulla fascia, mostrano un buon controllo del gioco. Arthur, Bentancur allarga il gioco sulle fasce, arriva il cross di Cuadrado, decide di non rischiare. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Cristiano Ronaldo, Brozovic, di forza. Calcio di punizione, posizione interessante e manca poco al termine. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Cristiano Ronaldo! E in questo esatto momento l'arbitro dice che può bastare. C'è il fischio finale. Una grandissima partita, una straordinaria vittoria. Una semifinale giocata in maniera semplicemente perfetta. E adesso devono portarsi dietro questo spirito in finale. Luca, cosa ne pensi di questa doppia sfida? Dopo la vittoria ottenuta all'andata...